Credo di sì. Vai, sì, vai. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Se dovessi indicare una parola per descrivere questa fase storica che stiamo vivendo, parlerei di eccezionalità. Stiamo vivendo una fase storica eccezionale perché nessuno poteva aspettarsi di dover affrontare la pandemia ed era preparato ad affrontarla e a reagire in maniera efficace. Eccezionale poi è la nostra capacità, quella che abbiamo dovuto mettere in campo come istituzioni per garantire le vaccinazioni, sostenere le imprese, la strategia di ripresa e la ripartenza, tutte le misure per la ripartenza dell'economia. Io voglio ricordare che tra una settimana vivremo il 25 aprile e quelle generazioni, dopo aver attraversato anni di guerra e di disperazione, non erano preparate. Accettato le privazioni della libertà e della democrazia e hanno reagito grazie ad una speranza, la speranza del futuro. Saper vedere il futuro con speranza, io credo che sia il punto fondamentale che ci deve vedere tutti uniti. Saper recuperare anche nel vissuto di quelle generazioni che ci hanno preceduto la capacità di reagire alle paure per poter generare una ripresa solida, positiva, fatta di crescita e di sviluppo. Poi credo che sia necessario un nuovo patto sociale tra generazioni, tra il mondo del lavoro e il mondo economico, perché appunto, come è già stato detto, nessuno si salva da solo. E allora abbiamo bisogno di tenere insieme l'intero paese, e lo ha detto molto bene il segretario, tanti che sono intervenuti, l'intero paese fatto delle sue articolazioni, le diverse generazioni, le competenze, i talenti. Dentro una visione unitaria, una visione che parli di solidarietà, che parli di equità, che si faccia carico anche di chi rischia di rimanere indietro. E allora passiamo da una visione individualista dell'economia di mercato ad una visione solidaristica e cooperativa dello sviluppo. Credo che questo sia un punto centrale che dobbiamo tenere bene a mente. Abbiamo bisogno di non sprecare l'occasione del piano nazionale di ripresa e resilienza, un piano Marshall europeo che deve essere in grado di generare investimenti, crescita e sviluppo. E dobbiamo uscirne appunto come paese unito, più solido, competitivo, ad iniziare da quella che è la pubblica amministrazione. Essere all'altezza significa essere anche all'altezza della transizione energetica ed ambientale e favorire una scuola che sappia formare, stimolare alla curiosità. Amore per lo studio e coscienza critica, io credo che siano e debbano essere alla base delle nuove generazioni. Abbiamo bisogno di una scuola allineata con il futuro, con il sapere e che sappia anche garantire continuità didattica grazie alla qualità dell'insegnamento. Per uscirne migliori, più forti e più solidi, dobbiamo superare delle asimmetrie nel diritto e avere anche, da un lato, tutte quelle prestazioni sanitarie di qualità e dall'altro appunto efficace proiettata al futuro. Io credo che il PD abbia saputo garantire bene la continuità nell'azione europea dei governi, dal Conte 2 al governo Draghi. Credo che sia stato capace di dimostrare generosità e dignità. Abbiamo salvaguardato il valore della nostra unità interna, questo è stato fondamentale, e abbiamo anche tenuto insieme le differenze culturali e di Abbiamo difeso poi il valore della coalizione. Io credo che questo sia fondamentale, la coalizione con i 5 Stelle, con la sinistra e con le forze moderate. Ora noi dobbiamo saper trasformare questo in un progetto competitivo per le amministrative, perché questa sarà la sfida che dovremo affrontare dopo l'estate alle Un prossime minuto. elezioni. E quindi il nostro banco di prova e di tenuta è proprio questo per il futuro del centro-sinistra. Sappiamo che andiamo al voto in importanti capoluoghi, dal nord al sud, e quindi dobbiamo tenere come centro-sinistra competitivo e alternativo ai nazionalismi, ai populismi, agli egoismi sociali. Dovremo anche non ricadere nei nostri scontri interni, piccoli e grandi egoismi e particolarismi. Io credo che le primarie siano uno strumento utile, funzionano e funzioneranno se il gruppo dirigente le affronta unite, e per poi saper affrontare la sfida vera, quella delle elezioni. Se invece esistono divisioni, le primarie possono solo acuirle, ma noi sappiamo che non dobbiamo scambiare lo strumento per la soluzione, questo credo che sia l'elemento fondamentale.
perché appunto non diventino poi un alibi. E quindi l'unità di tutto il nostro gruppo dirigente è un nostro dovere, perché questo ci viene richiesto da iscritti ed elettori. E poi concludo pensando a un altro elemento fondamentale sul piano culturale, capace di affermare non solo i richiami alla parità di genere, ma un'autentica democrazia paritaria. Anche questo è stato proposto con grande forza dalla segretaria e dalla nuova segreteria nazionale. Una società che venga percepita realmente come opportunità per tutti e per tutte, dove si deve trovare un equilibrio nella democrazia rappresentativa ed elettiva. Non è solo un tema di quote, è già stato detto, è un tema di dare Devo dignità chiederti di politica andare alla conclusione, alla Emma. presenza e alla rappresentanza. Quindi valorizzando merito e talenti, credo che anche questo possa rappresentare un elemento, diciamo, sano da sperimentare anche nei nuovi approcci al governo della cosa pubblica. Credo che serva uscire appunto da quegli steccati del passato. Grazie, grazie Anna.